Come Maria, rubrica di spiritualità mariana a cura di Don Tonino Panfidi, una produzione Radio Più Roma. Abbiamo visto come Maria, nella relazione alla Santissima Trinità, è la figlia e la creatura più riuscita del Padre Creatore ed è stata concepita senza peccato. È la madre del Salvatore e la madre di ogni cristiano. Dalla croce il Redentore ce l'ha donata. Ed ora vediamo come lei è la sposa in relazione allo Spirito Santo. È proprio l'Annunciazione che ci rivela questo mistero così grande. Nel dialogo dell'Arcangelo Gabriele con Maria, Maria chiede con tanta umiltà: ma come avverrà questo? L'Arcangelo le dice che avrà un figlio, e Maria sa che un figlio a livello umano si concepisce per l'intervento di un padre, e la madre lo porta in grembo. E allora proprio questo chiede: non conosco uomo. La risposta è illuminante. L'Arcangelo Gabriele le dice: lo Spirito Santo ti coprirà con la sua ombra. Nascerà un figlio da te per opera dello Spirito Santo. Ecco allora che Maria sa che l'amore di Dio, la persona dello Spirito Santo, la adombrerà completamente con la sua grazia, con la sua potenza, e quel che nascerà da lei sarà il Messia. Eccola Maria, la sposa dello Spirito, la docilità assoluta alla grazia che viene dalla persona dell'amore di Dio, che è lo Spirito Santo. Giovanni Paolo II, il santo Giovanni Paolo II, dice che dopo questa prima annunciazione Maria riceve una seconda annunciazione, cioè una seconda immersione dello Spirito in lei, ed avviene a Pentecoste. A Pentecoste, cioè, scende di nuovo lo Spirito su di lei. E mentre nella prima annunciazione diventa madre del Verbo fatto persona, della persona del Redentore, la parola fatta carne, nella Pentecoste lo Spirito scende e lei diventa la madre del corpo del Figlio Redentore. Lui è il capo e la Chiesa è il corpo. Maria diventa la madre della Chiesa. È bello vedere Maria che dall'ascensione, quando Gesù ascende al cielo con il suo corpo, lei tiene unita la comunità degli apostoli, li sostiene, li esorta, fa memoria di tutte le parole del Signore Gesù, fino a che non scende il giorno di Pentecoste lo Spirito, ed è il giorno in cui nasce la Chiesa, nasce il corpo di Cristo. Maria quindi non solo è la madre del capo, ma è la madre anche del corpo, è la madre della Chiesa. Viene spontaneo concludere con le parole del sommo poeta: Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Maria è la discepola per eccellenza, perché è docile allo Spirito Santo in pienezza.